Sì, grazie Presidente. Come dicevo prima, abbiamo ritenuto di ritenere valida oggi la mozione di censura nei confronti dell'assessore Gazzolo, proprio perché dall'informativa data poc'anzi, secondo noi sussistono responsabilità politiche che anche in questa sede l'assessore non si è voluta, a nostro avviso, assumere, rivendicando anche risultati che per noi sono inesistenti. Ringrazio comunque l'assessore per l'informativa, devo dire purtroppo però concessa a seguito dell'avvertimento, in caso contrario, di dover convocare una assemblea straordinaria. Devo dire che su questa questione noi eravamo già intervenuti, come anche detto dall'assessore, però ribadisco che l'audizione in commissione è stata chiesta appositamente dal Movimento 5 Stelle, quindi non è stato un gesto spontaneo dell'assessore o del Partito Democratico, è stata una richiesta del Movimento 5 Stelle. Vi avevamo avvertito più volte delle criticità rispetto a questa questione e alle criticità portate in luce dall'indagine della Guardia di Finanza sulla cattiva gestione delle risorse idriche in questa regione, che paiono essere l'assenza di concessioni, un uso di acqua diversi da quelli assentiti, sembra si parli di usi in favore di privati dell'acqua d'uso industriale con concessione solamente per l'irrigo, quindi con canoni inferiori rispetto a quelli dovuti. Si parla poi di criticità stratificate nel corso degli anni a cui nessuno ha fatto fronte per superarle, crediti mai richiesti caduti in prescrizione. La nostra mozione di sfiducia fa seguito a tutto questo, perché ci sono responsabilità politiche che noi avevamo evidenziato già dal 2015. Devo dire che è evidente che qualcuno, secondo noi, ha semplicemente dormito sugli allori, perché se dal 2001 e dal 2014 nessuno si è premurato di chiedere i canoni, per esempio, al Consorzio Emiliano-Romagnolo, significa che è certo che qualcuno abbia dormito. Io non so se per dolo o quale altra sia la motivazione. Possiamo parlare di sciatteria? Probabilmente, secondo noi sì, sciatteria che però non è degna di una regione come la nostra. Possiamo parlare di sottovalutazione? Anche questa è un'ipotesi. Sta di fatto però che i canoni non sono stati richiesti. Parlo di un'interrogazione che abbiamo fatto, ovviamente, alla quale abbiamo ricevuto anche risposta, ed è intervenuta la prescrizione con una risposta abbastanza sconcertante, in cui si dice la nota della Direzione Generale del marzo 2015, che richiedeva il pagamento dei canoni arretrati nella misura dovuta dal 2001, è stata formulata nella consapevolezza che parte di quelle somme erano suscettibili di essere oggetto di eccezione di prescrizione. Cioè, voi non avete chiesto i canoni, dopo 13 anni ci venite a dire ma li abbiamo chiesti, sì, però lo sapevamo che il concessore poteva avanzare la richiesta di prescrizione ai sensi del codice civile. E perché parlo di responsabilità anche politiche? Perché a capo della Direzione Generale Ambiente c'era il dottor Bortone, che vedo anche qua presente, una figura di nomina politica, che adesso giustamente è andata a gestire la stessa cosa all'interno di ARPA, all'interno di quella riorganizzazione della macchina regionale in cui qualcuno ci raccontava, il presidente qui presente, di avere dimezzato i direttori generali e che invece sicuramente qualcuno di loro è stato piazzato altrove. Non solo, dopo la nostra interrogazione è stato emanato
la delibera che ha messo in piedi il progetto demanio idrico, per cui abbiamo tanto discusso anche in commissione in seguito a un emendamento presentato in sede di bilancio, mai però spiegato all'interno di quel procedimento. Pertanto noi abbiamo dovuto chiedere una commissione ad hoc, nel tentativo, appunto, questo progetto di demanio idrico, di recuperare l'arretrato. Anche in quella sede avevamo fatto presente che questo progetto, questo tentativo di recuperare il pregresso, era secondo noi irrealizzabile. Avete calcolato una media di 7 ore per persona per lo svolgimento delle pratiche, quando chiedete a chiunque dei servizi tecnici di bacino vi dirà che 7 ore sono un ammontare non sufficiente per chiudere una pratica. Perché? Perché ci vogliono pareri, ci vogliono anche atti richiesti ad enti esterni. Quindi quello che riscontriamo sicuramente, non so se è sciatteria, se è sottovalutazione, comunque quello che rimane di fatto è che ai cittadini viene chiesto con puntualità di pagare le bollette. Qui, grazie a appunto questi, non so, distrazioni, non so neanche io come definirli, nei confronti di grandi altri soggetti, evidentemente sono intervenuti altri meccanismi. Noi, per parte nostra, abbiamo in tempi non sospetti e a seguito di precisa richiesta fornito tutti i documenti utili alla Guardia di Finanza a fare luce su questa vicenda, quindi immagino che l'assessore sarà contenta, visto che il plauso della collaborazione ad ARPA è arrivato, immagino che si rallegri anche del nostro operato. Certo è che quelli che oggi ci accusano di essere incompetenti, oggi hanno dimostrato tutta la loro competenza.